Tirreno. Il telefono serve per dire che non è vero quello che ha detto Tirreno. Semplicemente perché mi preme ogni volta, io devo per forza intervenire. È meraviglioso, Rogarin. Ma l'hai fatto te il bilancio, Rogarin? In qualche modo ha questa politica di cercare di ripetere delle menzogne all'infinito per in qualche modo di renderle reali. Mi preme quindi dover sottolineare che le cose che ha detto Romano sul Livorno sono assolutamente false. Ancora una volta non è vero quello che lui continua a sostenere. Nonostante abbiate in qualche modo incassato un 18%, continuate con la solita politica. Scusate, mi sono inserita in un rapporto già molto consolidato tra Rogarin e Romano. Non sapevo di parlarti tutti i giorni, quindi mi scuso, mi sento un'intrusa, però... Va bene, posso... Ma perché dice delle cose che non sono assolutamente vere. Cioè, questo è il punto. Io credo che sia giusto dire che non è vero che abbiamo alzato le tasse, ma le tasse a Livorno le stiamo calando. E l'unico momento all'inizio del mandato in cui le abbiamo dovute alzare è perché abbiamo ereditato una partecipata che era assolutamente in default e che abbiamo dovuto risanare. Non è un problema di colpa degli altri. Romano vuole ribattere, dobbiamo fare anche ci vuole, speriamo che ce la facciamo. È una gag meravigliosa perché l'ha già fatto. Mi permetta di dire questa cosa. Che la cittadinanza è un esempio che in qualche modo è stato preso dalla maggior parte dei giornalisti di tutta Europa come un esempio virtuoso, che non è un provvedimento che deve essere messo in piedi da un'amministrazione locale. È chiarissimo, stia tranquillo, il messaggio è passato. Facciamo rispondere un istante Romano. Sì, è questo il punto. Allora, Romano. Allora, volevo dire, Rogarin fa sempre questa gag, un po' mi ricorda Berlusconi che telefonava, però ci è rimasto male perché a Livorno sono arrivati, nel collegio sono arrivati terzi, 5 Stelle, nonostante Rogarin sia sindaco di Livorno da 4 anni, però l'ha pubblicato, voglio dire questo, il bilancio provvisionale del comune di Livorno alla cui guida c'è Rogarin, l'ha pubblicato Rogarin, cioè la giunta ha pubblicato quel bilancio da cui si vede, è scritto lì, ora non è che ci possiamo inventare le cose più di tanto, l'ha scritto anche il Tirreno, che il bilancio che era 300, per il reddito di cittadinanza 300.000 euro per il 2018, nel 2019 sono la metà e nel 2020 sono la metà. Quelle sono le cifre fornite da Rogarin al Consiglio Comunale, quindi Rogarin può fare tutta la propaganda che vuole. La verità è che ha dimezzato le risorse per il reddito di cittadinanza. Dopodiché io spero che aumentino quelle risorse perché voglio bene ovviamente a quelle famiglie livornesi in difficoltà che hanno bisogno di quelle somme, però è una prova purtroppo, Livorno di come... Allora, Rogarin, le faccio una proposta, perché vi vedo molto affiatati, perché una volta fate un dibattito lei e Romano, perché devo andare in pubblicità. Ma poi lasciamo anche soli. Lasciamo soli. Scrivete su WhatsApp. Ogni volta, invece, che vieni qua, facciamo un bel dibattito. Devo andare in pubblicità, mi scusi, Civati, tempo va, al massimo sta arrivando Pizzarotti, peraltro, a proposito di sindaci 5 Stelle o ex 5 Stelle, sta arrivando anche Pizzarotti. Pubblicità, torniamo subito con voi.